C'è chi li compra per comodità, chi perché sono pratici da consumare anche fuori casa, chi invece per evitare gli sprechi. Sono le insalate in busta, le vellutate, la frutta già tagliata o le verdure pronte da cuocere, i cosiddetti prodotti di quarta gamma, alimenti che troviamo ogni giorno nei nostri supermercati e che ora sono protagonisti di una ricerca sulle abitudini di consumo degli italiani realizzata da Astra Ricerche e commissionata dal gruppo Ortofrutticoli di quarta gamma di Unione Italia Food. Dall'analisi emerge così come il 78% degli intervistati, un campione di 1.000 persone, dichiara di acquistare questi alimenti spesso, in particolare li preferisce chi ha bisogno di soluzioni pratiche, come ad esempio gli uomini tra i 30 e i 39 anni, le grandi famiglie o nelle grandi città dove la vita è più frenetica. È una filiera molto molto corta ma molto complicata perché la quarta gamma, proprio in quanto lavorazione di ortaggi freschi, raccoglie l'ortaggio, la verdura, la frutta dei campi. Passa subito a un processo estremamente semplice che è quello che noi faremmo a casa, un processo domestico, quindi si pulisce, viene mondata questa verdura o la frutta, se del caso viene sminuzzata o tagliata a seconda del tipo di presentazione che vuoi fare poi al consumatore, dopodiché che questo viene appunto confezionato e venduto. Dall'indagine emerge anche come i prodotti di quarta gamma vengano consumati principalmente a casa, anche se restano una soluzione pratica per la scuola e l'ufficio. L'insalata è la preferita dal 73% del campione, seguita dalle verdure in busta pronte da cuocere, dalle insalate in ciotola e dalle zuppe vellutate pronte. Sono per esempio apprezzatissimi per la loro componente, per la loro caratteristica antispreco. Sono considerati prodotti antispreco sia da un punto di vista alimentare, non butto via niente, hanno delle porzioni che mi permettono di consumare esattamente ciò che voglio, sia anche però da un punto di vista di consumo della risorsa idrica. I prodotti antispreco e i prodotti di quarta gamma, scusi, da questo punto di vista sono ritenuti molto più validi del fresco tradizionale nel ridurre al minimo il consumo di acqua. Sono prodotti considerati validi da un punto di vista nutrizionale, sono prodotti molto apprezzati dal punto di vista igienico, sono ritenuti sani, sono ritenuti sicuri, anche più del fresco tradizionale, e sono prodotti particolarmente apprezzati perché consentono di introdurre nella propria alimentazione la componente, gli ortaggi, diciamo, in misura molto più superiore di quanto non sarebbe col fresco tradizionale. Secondo la ricerca, però, sui prodotti di quarta gamma rimangono ancora alcuni pregiudizi, come ad esempio la convinzione che all'interno ci possano essere dei conservanti e spesso non tutti li conservano nel modo corretto, soprattutto nel tragitto dal supermercato a casa. Spesso gli acquirenti di questi prodotti non garantiscono correttamente la catena del freddo quando acquistano il prodotto e lo spostano verso il proprio frigorifero, la propria abitazione. Il fresco, che è l'elemento centrale per garantire la conservazione, la qualità e la freschezza di questi prodotti, ovviamente è centrale. Non rispettare la catena del fresco implica uno svilimento da questo punto di vista del prodotto.